La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria della Fiorentina ai danni del Milan. Indietro tutta il Milan ricade, la Fiorentina va. De Gea para due rigori a Tio e Abram. Furia Fonseca, doveva tirarli Pulisic, non loro. Taglio alto per l'Inter. Inter, Conte arriviamo Inzaghi secondo da solo a meno 2 dal Napoli. Taglio basso per la Juventus, e la Juve si fa male allo Stadium, non vince più. La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il pareggio casalingo della Juventus. X Thiago quarto pareggio in 7 partite, Motta fermato anche dal Cagliari, 1-1. Vlahovic non basta, Juve gelata da Marin, è terza a meno 3 dal Napoli. Taglio laterale per Lazio e Milan, Pedro da sballo. Baroni ride, la Lazio vola. 2-1 all'Empoli. Genio De Gea. Milan a fondo, trionfo Fiorentina. 2-1, taglio basso per la Roma. Rispettate la Roma, a Monza 1-1, Ghisolfi, rigore negato. La prima pagina di Tutto Sport dà spazio al pareggio della Juventus con il Cagliari. Vlahovic non basta, tanti gol sbagliati, la Juve frena. Solo 1-1 con il Cagliari. Taglio basso per il Torino, al Toro è allarme totale, ansia per Zapata, ma non solo. Corriere della Sera, l'apertura è dedicata al conflitto nel Medio Oriente nell'anniversario della strage compiuta da Hamas. Israele sfida tutti, un anno dopo. Si accompagna l'editoriale di Antonio Polito, alla fine del buio. In spalla, focus sulla sanità pubblica, tac, risonanze. Dove gli esami sono più precisi. La fotonotizia centrale è sulla scomparsa di Basso, malato di progeria divenuto simbolo, Sammy, il ragazzo che non era vecchio. In taglio medio, Pontida, Salvini l'alleanza dei patrioti. E riapre il fronte con Fai. Serie A, Fiorentina-Milan 2-1, De Gea muro invalicabile, Adli e Gudmundsson firmano i 3 punti. La Fiorentina ha battuto 2-1 il Milan chiudendo la 7ª giornata di Serie A, al Franchi, al termine di una partita in cui è successo di tutto, la formazione viola ha portato a casa i 3 punti grazie alle reti dell'ex rossonero Adli e di Gudmundsson. Al diavolo di Fonseca non è bastata l'ennesima rete di Pulisic per evitare la seconda sconfitta esterna in campionato. Nel mezzo sono stati ben 3 i rigori sbagliati. Prima Maignan ha ipnotizzato Kin, poi De Gea si è superato su Hernandez nel primo tempo e su Abram nella ripresa. Serie A, Monza-Roma 1-1, Mota risponde a Dov BYK e salva Nesta. Nella 7ª giornata di Serie A, termina 1-1 tra Monza e Roma, un risultato che serve a poco a entrambe le squadre. Nesta è ancora a secco di vittorie, primo pareggio in campionato per Juric dopo le vittorie con Udinese e Venezia. Il primo squillo del match è di Kone, il cui sinistro si stampa sul palo, 15. Svilar si supera su Maldini, poi Pellegrini, 2 volte, e ancora Kone non trovano il gol. La rete la trova, invece, Dov BYK al 61, ma il vantaggio dei capitolini dura solo 9, fino a quando Mota è bravo nel tap in a porta vuota dopo una respinta sbagliata di Svilar. La Roma sale a 10 punti, Monza sempre ultimo con 4. La Liga, l'Atletico Madrid perde terreno dalla cima. Non basta Julian, 1-1 con la Real Sociedad. Non basta un altro gol di Julian Alvarez o l'Atletico Madrid per evitare lo stop nella 9ª giornata della Liga. Trasferta complicata a San Sebastian, dove la Real Sociedad vende cara la pelle e si prende un punto a 6 minuti dalla fine con la rete di Sucic. United a stenti, pericolo esonero, ma non per Ten Hag, con la società progetto a lungo termine. Non si mette bene per Erik Ten Hag.
Il pareggio a reti bianche trovato oggi contro l'Aston Villa condanna il Manchester United al 14° posto in Premier League con soli 8 punti in 7 partite. Numeri raccapriccianti che verranno considerati dalla proprietà Glazer Ineos in quanto al futuro del tecnico olandese. Lo stesso che, tuttavia, ai microfoni del Daily Mail è parso contrariamente molto tranquillo. La dichiarazione. Società, parliamo sempre, ogni settimana. Siamo tutti a bordo, insieme, sulla stessa pagina. Stiamo lavorando a un progetto a lungo termine. Abbiamo dimostrato in due partite in trasfera molto difficili che questa è una squadra. Si può vedere lo spirito, ha fatto notare Ten Hag dopo i due pareggi ottenuti in casa del Porto in Europa League e dei Villans in campionato oggi. Bayern Monaco beffato, vetta persa, il solito Marmouache, capocannoniere, fa 3-3 per L. Eintracht. Ci pensa il solito Marmouache a salvare L. Eintracht Francoforte da una sconfitta che comunque poteva starci, visto che di fronte c'era il Bayern Monaco. Pari spettacolo al Deutsche Bank Park, con 6 reti, 3 per parte. Il Bayern passa con Kim dopo 15, Marmouache ed Ekiti che ribaltano tutto già nel primo tempo, ma ancora nella prima frazione c'è il pari di un altro centrale bavarese, Upamecano. Nella ripresa la partita è ancora bella e il Bayern Monaco trova un nuovo vantaggio dopo pochi minuti con Olise. Poi, quando i tre punti sembravano ormai conquistati, come dicevamo è il solito Marmouache a trovare il gol, al 94, per il 3-3 finale. Barcellona ignorato, Nico Williams sul futuro, felice a Bilbao, ho deciso di rimanere qui. Nico Williams, alla sinistra spagnola che quest'estate è finito nel vortice di rumors che lo vedevano praticamente promesso al Barcellona con Lamine Yamal, è rimasto all'Athletic Bilbao ed è felice, al momento di cambiamenti per il futuro non ne vuole sapere. Mentre è stato richiamato dal C.T. De La Fuente per disputare gli impegni con la nazionale spagnola dopo un'estate indimenticabile per la vittoria dell'Europeo di Germania. E qui si ricongiungerà con il suo amico e fuori classe Blaugrana. Andiamo molto d'accordo, siamo come cani e gatti, come fratellini, gli auguro il meglio. Sono più felice in nazionale se c'è lui, le prime parole rilasciate nell'intervista al quotidiano AS. Tripla rottura al ginocchio, il Real sta con Carvajal. Timbrato il rinnovo fino al 2026. Dopo la tempesta arriva il sereno. Dopo la rottura del legamento crociato anteriore, del collaterale esterno e del tendine popliteo della gamba destra, per Dani Carvajal è arrivata una notizia grandiosa. Infatti il Real Madrid ha deciso di rinnovare il contratto del terzino destro spagnolo di 32 anni di 2 anni, fino al 30 giugno 2026. Un segnale di assoluto sostegno da parte del club di Florentino Perez dopo il grave infortunio subito ieri.